Un presidio silenzioso per dire no all'istituzione di zone rosse dove non potranno essere accolti centri per migranti a Calolzio Corte. Oggi siete scesi in piazza dopo aver detto no l'altra sera in consiglio comunale al regolamento. Sì, oggi siamo scesi in piazza perché riteniamo molto importante che questa delibera non sia applicata e sia revocata, perché è un principio fondamentale di libertà di tutti i cittadini e con questa delibera si rischia di compromettere questo principio. E quando si compromettono i principi, come si è visto che la nostra storia ricorda e oltre alle giornate della memoria, c'è anche il 25 aprile, fra pochi giorni, succedono tutti quei guai che sono già successi e noi non vogliamo che succedano. Voi però in commissione avevate visto questo regolamento, insomma è 6 mesi che se ne parla così, ci ha detto il sindaco Marco Ghezzi. Il regolamento l'avevamo visto in commissione, eravamo sempre rimasti contrari e infatti era molto più, è stato diciamo da un loro punto di vista migliorato perché prima si parlava di 250 metri, poi hanno ridotto, l'hanno ritirato, però era sempre stato in commissione e non è neanche andato, l'ultima commissione è stata a gennaio e nel Consiglio Comunale di gennaio non è stato neanche presentato, quindi pensavamo che era ritirato, speravamo che poi non fosse passato o fossero passate solo le parti buone del regolamento, che sono quello di avere diritto di alloggi comunque comodi come tutti i cittadini italiani e di non essere alloggiati in case non dotate di tutti i servizi come hanno i cittadini italiani, che questa parte del provvedimento è la parte giusta. Oggi siete qui in piazza, ci saranno altre iniziative? Ci saranno altre iniziative, come detto anche oggi c'è la partecipazione anche dell'onorevole Fragomele, del senatore Comencini, che hanno presentato alla Camera e al Senato un'interrogazione urgente al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Interni e comunque ci saranno sia a livello politico, se rimane, sia a livello locale anche con l'idea di impugnare davanti al TAR il provvedimento se l'amministrazione non recede e non decide di ritirarlo.